Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo mio nuovo video. Siamo tornati qua su Brawl Stars. Dopo molto tempo sono ritornato, però ho avuto da fare soprattutto con la scuola. Ci attiviamo la musica, così almeno sento meglio. E oggi andremo a fare qualche modalità nuova, cioè andiamo a fare sì, a Raffa Gemme. Ok ragazzi, speriamo di vincerla, così almeno ci portiamo a casa subito la prima partita. Ecco come iniziare bene un video dopo tanto tempo, subito con il lag. Comunque vi volevo dire che ho fatto molti progressi da quando vi avevo lasciato, che non ho più rifatto video. Sono riuscito a portare il mio account a più di 5.000 trofei. Ho maxato anche qualche brawler, che c'è, tra questi c'è anche Nita, che è la mia preferita. Quindi un po' di progressi li ho fatti e questa è una buonissima cosa. Cerchiamo di eliminarci questo stecca. Ok, ricarichiamoci un po', spariamo l'orsuccio, via. Curiamo l'orso, perché sennò si arrabbia. Che cattiveria ragazzi. Va bene, siamo morti, l'importante è che le nostre gemme le prendano i nostri amici. Guarda questo bull, cosa voleva fare? Il Dynamite Cozzo. Ma non ci provare, va. Curo il mio bolide, perché è veramente un bolide, un boss. Salvo il Dynamite Cozzo. E così, e parte l'orso. Ah, anch'io sono importante, quindi. Ok, devo indietreggiare. Mancano 2 secondi, come di tradizione si balla un po', parapaparara, e abbiamo vinto ragazzi, questa è una bellissima cosa. Ok, ho portato anche Nita al grado 16, che ce l'avevo un po' sotto, però ci sta lo stesso. Che mi è brawler, sono riuscito a portare Shelly al 10 anche Nita. Mi mancano l'abilità stellare di Bull e Jessie, e posso portare anche Colt a livello 9, però mancano i soldi. Andiamo a fare rapina, e io per rapina uso il mitico bombardino. Per rapina, bombardino nel cuore. Cioè, almeno a me piace, ce l'ho uso sempre. Poi questa è una mappa nuova, devo anche capire come è fatta. Cioè, non ho mai giocato, ragazzi. Io sto giocando adesso insieme con voi. E oh, via. Guarda quella Penny. E lei pensava di non essere visto? Si è sbagliato. Ha fatto qualche calcolo sbagliato, però ci sta. Non tutto quando sembra bene, via. Ok, quello è il primo fatto fuori. Quella Penny sta dando un po' di fastidio, però ci sta lo stesso, deve fare il suo. Non sono riuscito a lanciare bene la super, però ci ho provato lo stesso. No, speriamo che questo il primo non ci faccia moltissimi danni, anzi cerchiamo di prendere il meno possibile e di attaccare noi soprattutto, e di non stare ormai uno dietro l'altro, perché con quella c'è no, siamo non me lo ricordo, ho un vuoto di memoria. Ok, attacco dal lato. Ok, ok ragazzi, devo finire questa partita, che devo da fare una cosa. Na-na. Abbiamo questo fatto fuori. Ok, l'importante è che la nostra super arriva a destinazione. No, sono anche ancora vivo. E ragazzi, la loro torre va giù e manca ancora un minuto. E l'abbiamo mandata sotto. Non di pochissimo, ma è andata sotto, ragazzi. E questo a noi non ce ne importa. Non importa se è stata sotto di tanto, di poco, di un nulla. L'importante è che sta sotto, raga, che ci frega a noi. L'importante è vincere, no? Il restante delle cose che ce ne può fregare. Quando gli mancano 35 secondi, cerchiamo di resistere, stiamo tutti dietro. Anzi, riusciamo a attaccare e finire il primo possibile. Mancano 20 secondi, quindi ragazzi, resisteremo il più possibile. Ehi, tu cosa volevi fare qui? Vabbè dai,
ha provato a dare una scossa alla sua squadra, via. Ci ha provato. Mancano 10 secondi. Cerchiamo di non farci schiacciare. Ok, ha sbagliato anche la super. La rotatore sta andando sempre più giù. Mancano 5 secondi. Speriamo la nostra super. Guardiamo un po'. E da quando stiamo a perdere siamo riusciti a vincere questa magnifica partita. Ok, ragazzi. Oggi per questo ritorno, questo video può finire qui perché è un ritorno e quindi lo finiamo qui e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao, lasciate i like a piacere, iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram con Nelly Gabriele. Ciao ciao.